colpo di scena nel caso di Liliana Resinovic, una delle vicende più misteriose degli ultimi anni. Nuove rivelazioni stanno emergendo, gettando ulteriori ombre di sospetto su Sebastiano Visintin, il marito della vittima. La sua posizione, già oggetto di discussione, sembra farsi sempre più ambigua e complessa, mentre gli indizi continuano ad accumularsi, dipingendo scenari inquietanti che potrebbero capovolgere l'intera vicenda. Prima di continuare con il video, vi interessa ottenere un buono Amazon da 30 euro in soli 5 minuti in maniera completamente gratuita, sicura e veloce? Per riceverlo aprite i commenti e seguite la guida fissata nel primo commento sotto questo video o nella descrizione. L'ultimo sviluppo riguarda un dettaglio davvero sconcertante. Il cellulare di Sebastiano è rimasto inattivo per ben 3 ore il giorno della scomparsa di Liliana, precisamente tra le 9:12 e le mezzogiorno e 10 del 14 dicembre 2021. Questo vuoto temporale solleva dubbi importanti sulla sua possibile responsabilità, alimentando sospetti sul suo ruolo nella sparizione e nella tragica morte della donna. A rendere la questione ancora più intrigante è il fatto che l'ultimo segnale registrato dal cellulare di Sebastiano provenga da una cella vicina all'ultima posizione nota di Liliana. I legali del fratello della vittima ritengono che il telefono di Sebastiano sia stato spento di proposito, mentre quest'ultimo si difende affermando che, nel suo laboratorio, dove dichiara di trovarsi quel giorno, spesso il segnale è assente e che tende comunque a spegnere il cellulare durante il lavoro per evitare distrazioni. Le chiamate di Liliana verso Claudio, una persona coinvolta nel caso, avvenivano tramite un sistema VIP, mentre quelle di Claudio verso di lei no. Questo suggerisce che le comunicazioni di Liliana potrebbero essere state monitorate, un ulteriore tassello che aggiunge complessità e mistero alla vicenda. Voi cosa ne pensate di questi ultimi risvolti? Scrivetecelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti su questa complessa vicenda.